Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Questo 16° episodio della Challenge Lock Pokémon Heart Gold. Ragazzi, prima di iniziare con questo video volevo scusarmi se negli scorsi due episodi, in particolare se nell'ultimo episodio, c'è stato, diciamo, un problema legato al lag del video. Questo perché, ragazzi, quel messaggio di cui vi parlavo ogni tanto, che veniva sul programma di registrazione, purtroppo era un segnale del fatto che il video veniva registrato male. Io non ci ho pensato e poi purtroppo in fase di rendering mi sono accorto che la situazione non è migliorata per nulla. Mi dispiace, comunque dovrei aver messo tutto a posto, ho fatto anche delle prove prima per registrare questo episodio e dovrebbe essere tutto come prima. Mi scuso ancora per quei due episodi venuti un po' così, da oggi si riparte con la carica giusta. Detto ciò ragazzi, prima di iniziare subitissimo la challenge del giorno, che sarà non poter one-shottare i Pokémon, qualsiasi Pokémon, i Pokémon di qualsiasi Pokémon. Però ragazzi, non è, diciamo, che se io shotto un Pokémon perdo la challenge. Semplicemente il Pokémon che ha shottato il Pokémon avversario finirà nel box per l'intero episodio. Questo vuol dire che se in una situazione, diciamo, abbastanza drammatica io dovessi aver bisogno di uccidere un Pokémon al primo colpo, posso farlo a patto di depositare il Pokémon che appunto one shot. Spero di essermi spiegato. Oggi andremo a battere la palestra, andremo alla Tana del Drago e poi in teoria dovrei riuscire ad arrivare fino alla città in basso. Sì, il percorso sotto ai Banopoli lo facciamo, perché ragazzi, obiettivamente fino ad Elm dobbiamo anche arrivarci in qualche modo. E quindi anziché utilizzare volo direi che possiamo farci quel percorso e fare una cattura anche lì. Comunque, che altro da dire? Ah sì, poi iniziamo subito ragazzi. Ho deciso per questo episodio di andare avanti con 5 Pokémon, perché quelli del box fanno tutti cagare. Dal primo all'ultimo non ce n'è uno buono che sia uno. Mantyke si evolve con Remoraid di fianco, quindi non si evolve in pratica. In compenso ragazzi, ho allenato tutti questi 5 Pokémon in modo tale che possano essere più pronti per la palestra. Allora, direi appunto di avvicinarci a questa palestra. Andiamo con Brazzerina, che mi sembra molto in forma. Cioè, Brazzerina raga mi sembra in forma. E sì, sono ancora un po' malato, quindi se tipo esplodo in alcuni momenti di video che dico cose assurde, fermatemi, sopprimetemi. Ok, allora, io ragazzi, questa palestra è, diciamo, per me è una bestemmia. Una grande bestemmia, ragazzi, perché veramente Sandra è uno dei capi palestra con cui ho avuto più difficoltà in passato, insieme a Chiara, ovviamente. Comunque, primo allenatore e nulla ragazzi, Sandra sarà davvero difficile, dicevo, da affrontare. Il miglior Pokémon, se non sbaglio, è a livello 41, quindi veramente dobbiamo fare attenzione, soprattutto dobbiamo fare attenzione a non shottare i Pokémon, perché altrimenti io perdo. Già abbiamo 5 Pokémon, già ne abbiamo 5, se poi ne perdo qualcuno per qualche stronzata bestemmio. Oh, spennata, ok, non gli faccio... Promemoria, non utilizzare funesto vento contro questo Slowbro. Ok, volo, vai così, colpiscilo, perfetto. Adesso ovviamente ragazzi posso mandarlo giù questo Slowbro, perché lo butto giù con 3 colpi. Però ecco, ad esempio Aggron è già un problema. Aggron è già un problema, potrei mandare Strength volendo. Aspetta, Martelpugno lo mando giù, Surf o paura. Potrei fare tipo un Forza volendo. Aia, e poi andare di... non so cosa... Io proverei con Surf, raga, perché in teoria Aggron ha una pessima difesa speciale, ma un'ottima difesa fisica. Surf è speciale, perfetto. Oh, critical, secondo me non era utile. Secondo me non era un critical utile, però... Però merda. Oh, Martelpugno non penso che ti mandi giù. Finché fallisci, ovviamente, non lo mandi. Porca puttana. Oh, Martelpugno non dovrebbe mandarlo giù perché non è molto efficace. Ok, mentre Aeroassalto a regola dovrebbe seccarti sul posto. Vediamo un po' se ci ho preso. Sì, perfetto. Ok, God, ovviamente. Un altro eretico maledetto. Veramente, io spero che questi eretici si pentano un giorno e che muoiano malissimo. Nel frattempo mi tipo pizzica la gola. Mi sa che mi sta tornando il mal di gola, mannaggia a me. Ok, curiamo Strength e possiamo proseguire. Ah sì, tra l'altro avrete notato ragazzi che non abbiamo più il Pokémon che ci segue, per il semplice fatto che il tipo prima della palestra ci fa che siccome c'è la lava forse è il caso. Anche se Staraptor vola, però vabbè, facciamogli credere quello che vuole. Wellington. No! Sizia! Perché ti metti qui così davanti a me facendomi piangere? Eri fortissima. Vabbè, funesto vento. Cioè, allora, io qua sapete di cosa ho paura? Obiettivamente. Dei porco... Non devo bestemmiare, ma dei...
Critical! Tutti con specchio velo! Che è sta storia? Tutti god, tutti con specchio velo! Ma Cristo! Fermi! Dori! Vai un attimo! No! Ma che è? Ma cosa sta succedendo? Ma devo sclerare in 10 lingue! Madonna, vado a imparare lo Swahili, bestemmio in Swahili, pestone muori, oh! Minchia, Dustax, Wellington God! Allora, fermi. Veleno Croce non dovrebbe mandarti giù, sei di veleno, grazie al cazzo. Ok, perfetto. Ah, no! Ma guardateli! Ok, va bene che Fuji è fortissimo, ma... Ma Cristo! Muori! Oh! Madonna! Ok, stop un secondo perché noto che il microfono sta tipo prendendo i suoni assurdi. Ok ragazzi, dovrei aver più o meno sistemato l'audio. Ora non so se stava andando male, ma vedevo tipo la barra che stava impazzendo. L'ho un attimino sistemato, poi in editing spero di metterlo un pochino a posto. Nulla, possiamo proseguire finalmente. Abbiamo battuto anche questa allenatrice qua. Io su questa piattaforma ho sempre sclerato dai tempi del conte di Cavour. Come diavolo si faceva? Era così semplice. Wow. Ah no, aspettate, era quella più avanti su cui scleravo, scherzavo tantissimo. Ok, perfetto, i Pokémon di Drago sono la tua specialità, Krennidos. No, noto Pokémon di tipo Drago, ovviamente. Muori, ti prego, roccia tomba, aia. Ehi, che è? Ok, ok, ho avuto paura. Tanta, adesso vi spiego anche perché. Mi aveva diminuito la velocità con roccia tomba, quindi io avevo tipo il terrore che mi avrebbe, non lo so, outspeedato in ogni caso. Forza, in tutti i sensi, è fango. Ok, allora io se gli faccio surf, ah ma tanto non ha pelle arsa perché le abilità sono randomizzate, che idiota. Vabbè, comunque ero assalto, ti manda giù, movimento sismico per fortuna non è super efficace perché è una mossa di lotta stronza. Ok, perfetto. Tra l'altro anche questo qua, Gad, ho come la netta sensazione che tutti questi, questo genere di allenatori sia Gad. Però vabbè, evidentemente il gioco ha deciso di creare questa setta. E vabbè, cosa ci possiamo fare noi? Noi rimaniamo nel nostro vero culto, ragazzi, il culto del dio merda. Dori, vai, è il tuo momento. Buongiorno, poteva anche avvisarmi del suo arrivo con più pacatezza anziché girarsi in questo modo. Joe God, cioè Joe 97 che praticamente è Dio. Comunque ciao Joe se ci stai sentendo. Joe 97, notissima divinità. Ok, io questo qua ho paura. Idrondata non ti butto giù, vero? Ok, perfetto. Ma me la servono sui piatti d'argento. Io cosa devo fare? Ah, sono Mudkip, avevo, eri fortissima, mi dicono dalla regia. Ok, allora questo qua è l'ultimo allenatore prima di Sandra, ma prima della suddetta Capo Palestra c'è quella piattaforma maledetta che io vi giuro che appena posso la devasto. Esteban God, e la Madonna Mary, mi sembra più una palestra di acqua questa. Maniere forti, ok, esclusiva cosa vuol dire? Colpo basso, muori, non gli faccio niente. Ma davvero bello, beh mi ha fatto malissimo. Mi ha fatto malissimo. Mi ha fatto davvero davvero male. Ok, eccoci qua. Ora, io comincerò a fare cose a caso. Ve lo dico. Ve lo dico tantissimo. Ora, vai qui. Ah, ok, forse ho tipo capito la solfa come va. Ok, perfetto. Questa prima parte l'abbiamo fatta. Allora, uno, due. Ah, sapete che forse ho capito. Qui. No. No. Ok, forse. Forse? Forse? Forse! Presa! Perfetto, ci siamo. Ora, vediamo un attimo come sono messi i Pokémon. Ok, c'è Dori con un PS in meno, ma forse possiamo passarlo. Io, raga, me la gioco con... Proviamo ad andare su Ocero, che oggi non ha ancora combattuto. Ricordiamoci che non dobbiamo shottare il Pokémon avversario, che è fondamentale. Sono Sandra. Grazie, cioè, t'ho nominato un intero episodio e sono Sandra. Ok, che non è Sandra in realtà, ma è P. Cioè, prima N, no? Nei giochi Pokémon, poi P. Ragazzo ricco! Ragazzo ricco in una palestra di divinità. Croconaw. Veramente, è una palestra di tipo acqua, io non ho più parole. Ok, Croconaw. Cosa possiamo farti, Croconaw? Allora, partiamo con un cannon flash, così su due piedi. Tanto shottarlo non posso, raga, quindi mi conviene già da adesso fargli un pochino di male. Ok, sì, dolce bacio. Guarda se sei figlio di... Vabbè, mi dai proprio l'input per switchare. Tra l'altro contro i Pokémon di tipo acqua io non ho una mossa super efficace che sia una, veramente. Mandiamo Brazzerina. Porco due.
Allora, fermi. Andiamo di cura totale. Non mi fare. Aia, ok. Io la rischio? No, ho fallito, ovviamente. Dai, prendilo. Dai, però, che cazzo mi confondi a fare? Muori. Sgranocchio. Perforcore. Dai. Dai, che nervo. Oh, questi qua è il tipo di allenatore che veramente fa bestemmiare. Perché non sto giocando a poco? Guarda, ha fallito 13 mosse, Dio Cristo. Metal testata. Aia. Ok, questo è un problema. È che finché lui utilizza schianto e sgranocchio, io con le iperpozioni dovrei riuscire a pararmi un po' il culo, però. Oh, però sto per finire le cure totali, cioè. Davvero dovevi rendere la battaglia così fottutamente noiosa, cioè era necessario, guardala. Oh, critical, che culo. Ah, ovviamente ragazzi, se poi lui si cura l'intera vita, io l'ho shotto con un colpo, deposito il Pokémon, sia chiaro. Ma con questa tentenna io non lo sapevo, cioè più che altro non me lo ricordavo. Ok, è andato. Monferno, switcha. Switcha con Monferno. Switch child of mine. Lo so, merito l'ergastolo dopo questa. Aia! Ok, calma. Idrondato. Poi ditelo che uno non deve bestemmiare nei video. Ditelo che uno non deve bestemmiare nei video. Guarda che roba. Movimento. Meno male che ha solo movimento sismico. Idrondata. Ok. Io l'ho colpito prima con maniera forte. Sì, ok, perfetto. Vai giù, scimmia infame. Ok, perfetto, è andato. Cinciù. Il parente. Ah, cazzo, ne ha un altro. Mi sembrava troppo semplice. Ok. Cosa ha fatto? No, cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Avevo letto, vi giuro che avevo letto falso finale, ero tranquillo. Poi mi è venuto il dubbio. No, 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 io non lo rischio. Non lo rischio, non lo rischio. Piuttosto vai tu e beccati la paralisi, ma io non la rischio. Proprio no. Cura totale su. Madò che. No, 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 no. Porca puttana. Guardate, sapete chi ci voleva qua? Indovinate un po'. Cynthia, ovviamente è morta. Falce cannone. Ok, fallisce. Vai giù. Come idrocannone? Ma che cazzo c'hai? Un cannone del 700 nel culo? Aia! Muori! Che è questo qua? Tutti i cannoni c'ha. È fattissimo. Fuma, fuma come un turco. Non lo so io. Mewile, suocero in pratica. Ok. Andiamo con Fuji, questo qua a livello 41, se non ricordo male. No, oddio, forse me l'ha già mandato il Pokémon a livello 41, non me ne sono accorto. Aumenta l'attacco speciale, va benissimo, perché io volevo fare spaccaroccia che non dovrebbe mandarti giù, vero? Ok, perfetto. Metal testata. Secondo me Psichico lo manda giù, mi sono aumentato l'attacco speciale. Oh, lo stab, sì, perfetto. Ok, Madonna raga, che infarto. Se avessi perso Dori sarebbe stato veramente un peccato perché è un ottimo Pokémon. Contro le mie aspettative, perché io l'avevo tipo scartato a priori quel Finion de merda che avevo preso. Ok, perfetto. Ora, ragazzi, Sandra non ci avrà dato la medaglia, se non sbaglio, perché vuole prima testare le nostre abilità alla Tana del Drago, che dovremo rispondere bene alle domande del saggio, sapete tutte quelle balle lì. Comunque, ragazzi, prima di rispondere ovviamente alle domande del saggio, oltre a lasciare un bel mi piace, che oggi non ve l'ho ancora detto, continuate a supportare sempre queste serie, che dovrebbe essere rinata dal suo bug, e dovremmo essere tornati in carreggiata, ma appunto, vi dicevo, prima di andare ad affrontare, diciamo, il test, andremo a fare la cattura alla Tana del Drago. E quindi, ragazzi, io spero, cioè, io non lo so, io. Datemi un Pokémon buono, vi prego. Un Pokémon buono. Stavolta non ho problemi con le catture, quindi. No, aspetta, l'ho shottato. Cristo Dio, oh, Madonna. Questa roba qua meriterebbe tipo 50 dislike. Ciao, suocero. No. Che stronzata che ho fatto. Vabbè, non lo vedrete, penso, scomparire dalla sidebar. Lo lasciamo lì per il momento. Ma cazzo.
Veramente. Allora, il lato positivo è che tanto non dovrebbero esserci particolari. Oggi non so parlare, veramente. Non dovrebbero esserci, dicevo, particolari battaglie in questo episodio, oltre a quella di Sandra, quindi forse ci siamo un pochino palati il culo. Però dovete levarvi dal pisello, letteralmente. Guardano un altro schiavo MN. Se veramente mi capitava lui come. Se mi fosse capitato lui come cattura, avrei tirato giù 10 santi, veramente. Dai, forza, su. Ok, perfetto, eccoci qua. Tana del Drago. Speriamo in una buona cattura che vi farò trovare allenata per il prossimo episodio. Qua si trovavano i Pokémon. Sapete che io non ricordo assolutamente. Ma questi qua poi sono allenatori, perfetto. Ok, non è vero, le battaglie ci sono, quindi devo stare attento a non shottare i Pokémon. Quindi aeroassalto, sciallo, aia, ok, surf, dovresti andare giù in teoria. Sei un Charmeleon, la fiamma te la spengo. Guardalo ovviamente. Onda calda, aia. Muori. Ok, perfetto, ci siamo capiti. Livello 41 per Strength che non mimica. Mimica. Perché mimica? Un altro God, vabbè, ormai ci siamo abituati, raga. Ormai in questo mondo di eretici purtroppo ci siamo abituati a qualsiasi cosa. Perfetto, me l'aspettavo. Acqua magica. Bella questa qua. La do Dori, tanto vale. Se non sbaglio, l'acqua magica, raga, dovrebbe aumentare. Sì, le mosse di tipo acqua. Quindi, perché non darla a Dori e renderla ancora più potente del solito? Quindi, allora, presa l'acqua magica. Qua abbiamo un altro strumento che è una bacca Cyrus direttamente dalla regione di Sinnoh. Che poi, raga, ovviamente, io lo so che le bacche non si chiamano come le chiamo io. Però, fa niente. Cioè, attaccatevi. Vi voglio bene. Attenzione! No, 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 il cancro. Questo lo chiamo cancro. Questo lo chiamo cancro, non scappi, entraci. No, devo trovare un'altra malattia. Non lo so, allora, cancro l'ho già usato, tumore l'ho già usato, vaiolo l'ho già usato. Ebola forse non ho usato, l'ho usata Ebola. Forse non ho usato Ebola, lo chiamo Ebola e tipo in squadra non ci entra neanche se mi muoiono tutti i Pokémon. Ebola, perfetto. Allora, andiamo subito a vedere il nostro Ebola come è messo a livello di mosse, di... Assorbacqua è un'ottima cosa. Le mosse però... Chi la usa va a capo? Sì, lo utilizzerò sempre sto Pokémon, perfetto. Sparatemi in culo, vi prego. Tra l'altro, che bello, sai invece quanto sei utile, signor Ebola? Perché tu mi impari Mulinello e quindi io posso tranquillamente insegnarlo a te, tanto che non ti userò mai nella vita. Togliamogli il Lunardanza, raga, tanto cioè, obiettivamente, non penso sia una grande idea utilizzarlo in una Nuzlocke, però, vabbè, dettagli. Allora, repellente Max, perfetto. In teoria qua dovrebbero esserci anche altri allenatori, tipo quella signorina là, oppure queste due signorine che hanno anche uno strumento lì vicino che andrò a sgraffignare tatticamente. Vai, forza, Dori e Brazzarina, è il vostro momento. Vediamo che cosa sanno fare insieme questa coppia di eroi contemporanei. Cloyster e Jirachi. Allora, famo. Un'idrondata su Jirachi e andrei di volo su Cloyster, ma per il semplice fatto che vorrei scappare, sinceramente, con Brazzarina, visto che quel Cloyster lì mi fa paura, tipo, mica che se ne esce con un Gelolancia o un Bora strano. Ok, Psico Slancio. No! L'ultima volta che mi hanno fatto un Psico Slancio non è stato molto carino. Fermo. Ok, cosa ti diminuisce esattamente? L'attacco speciale che cala a picco. Martellata non mi hai fatto tipo nulla, ma va bene lo stesso. Proviamo un'altra idrondata. Volo su Cloyster non gli fa molto. Però idrondata su cosa? In teoria dovrebbe mandarlo giù. Se le regole della. Ok, perfetto. Se le leggi dell'universo dovrebbero funzionare. Stavo dicendo, Madonna, sparatemi in culo. Cloyster, io utilizzo ancora volo con te. Scappa, perfetto. Oh! Ma sta volando! Stava volando! Stava volando! Ma che è? Ma raga, ma perché tutte ste cose oggi? Puro aroma. Cioè, no, veramente. Io non ho parole. Oggi è proprio un episodio così, raga. Tra l'altro il percorso sotto lo faremo nel prossimo episodio a sto punto perché faremo solo la cattura perché, ragazzi, è durato più del previsto. John Frog. Mio divino. Dammi una benedizione per questa serie che mi sta portando le bestemmie sbadiglio. Però magari a posto di pazienza che tanto non utilizzo quasi quasi. Boh,
Geodude, perfetto, uno dei Pokémon più utili della storia del... Non l'ho shottato? No, non l'ho shottato. Non l'ho shottato, non l'ho shottato. Non l'ho shottato, non l'ho shottato. Vi prego, ditemi che non l'ho shottato. Non dovrei averlo shottato in teoria. No, non l'ho shottato, ma va, come ho fatto a shottarlo, scusate. Impossibile. Pestone, ok, Infuria Seme, aia, madonna, psichico è giù, perfetto. Non dovrei averlo shottato in teoria. Ok, nel caso io non me ne sono accorto se ho shottato qualche Pokémon per sbaglio, ve lo posso assicurare. John Frog mi pare di non averlo shottato, stavo pensando anche all'allenatore di prima però io obiettivamente. Non vorrei aver fatto qualche stronzata, nel caso raga sono in buona fede, ve lo posso assicurare. Qua ci sarà fisso uno strumento nascosto, ma io non lo so trovare. Allora, ok, lì c'è un altro di strumento, però raga, gli strumenti sapete che li voglio prendere sempre perché voglio veramente bestemmiare, sono proprio masochista. Perché poi, no, sapete, c'è lo strumento che non prendi ed è una Master Ball, tipo questo qua, ad esempio, è un flauto blu che è tipo appena è caduto a Banderas mentre stava passando con l'aereo sopra a Ebanopoli. La vita è una merda. Surf, vai, forza, entriamo qua dentro. Tra l'altro, poi questo vecchio qua, se non ricordo male, in alcune circostanze particolari ti dava anche un Pokémon. Pertanto noi abbiamo già catturato Ebola, quindi cosa ce ne frega noi. Ah, mi fa piacere vederti, non hai nulla da temere. No, non dire una parola, so chi ti manda. Sandra, vero? Ah, quella ragazza. Mi spiace, ma devo metterti alla prova. Dovrei soltanto rispondere ad alcune domande. Iniziamo? Cosa sono i Pokémon per te? Alleato, seguace, amico. Boh, direi amico. Visto che tanto il simbolo della Nuzlocke è quello di dare il soprannome ai Pokémon perché così si crea un legame. Che cosa ti può aiutare a vincere nelle sfide di Pokémon? Tattica, allenamento, trucco. Assolutamente tattica. Ah, capisco, quali allenatori preferiresti sfidare? Forti, ovviamente. Cioè, dipende quanto forti, nel senso, non troppo, diciamo. Qual è la cosa più importante per allevare un Pokémon? Cioè, tecnicamente conoscenza, però siccome devo fare il figo rispondo amicizia. Ci sono Pokémon forti e Pokémon deboli. Quali sono i più importanti? Qualunque, raga, come si va avanti senza il Pokémon a livello 5 che ti taglia gli alberelli? Molto ammirevole, questo è lo spirito giusto. Creepy, non dimenticare mai il tuo spirito. Oh, ok, perfetto. Arriva Sandra con questa team particolare che non ricordavo. Com'è andata? Credo che non ci sia bisogno di chiedertelo. Hai fallito, vero? Cosa? Hai superato la prova? Cosa? Stai mentendo, neppure io ho ottenuto l'approvazione. E invece, cara Sandra, lo spirito e l'abilità di questa persona sono impeccabili. Ammetti la tua sconfitta e conferisci la medaglia Levante. Altrimenti lo dirò a Lance. Sembra tipo una di quelle minacce tipo dei fratelli Beavis. Lo dico alla mamma. Ok, perfetto, possiamo andare. Forza, forza, forza. Sì, sì, lo so chi è lui. Lo so chi è lui. Fate finta che quest'ultima parte di video non sia stata mai, diciamo, non sia mai venuta alla luce. Finito l'effetto del repellente, dai, non sto qua a metterne un altro. Io mi fido, ok, perfetto. Dammi anche la tua MT che non sarà tipo mai Drago Pulsar, ci scommetto le palle. Adesso andiamo subito a vedere cos'è. Sì, lo so che devo andare a Borgofoglia Nova, ma lo farò nel prossimo episodio. Levati, ok, perfetto. Allora, nel prossimo episodio conto, ragazzi, di fare il percorso sotto, andare da Elmo e poi in teoria andare ad affrontare tutte e cinque le Kimono Girl. Lì, raga, sarà veramente un calvario di quelli allucinanti. No, cosa volevo fare io? Ah sì, giusto, la MT, vediamo un po'. La Cerboso poteva andarci peggio. Allora ragazzi, direi che possiamo salire su questa bellissima scala, uscire di qua, beccarci la chiamata di Elm che ci dice di... No madre, via! Ok, perfetto. Andiamo a fare subito ragazzi la cattura al percorso sotto, che però andremo ad esplorare nel prossimo episodio. Ora, forza e coraggio, per ora Swatch lo lascio nel box, ma tanto ormai raga non dovrebbe più servire a nulla in particolare, quindi non è importante. Perfetto, curiamoci Pokémon e nulla, andiamo a fare questa cattura insomma. Quindi mi raccomando, rispondete adesso alla domanda del giorno, visto che il video sta per giungere al termine. Spero di trovare un Pokémon buono raga, perché altrimenti anche io me la sento. Io il prossimo episodio lo continuo con 5 Pokémon, perché io quelli del box non li voglio prendere, zero. Allora, vediamo un po'. Ti prego, ti prego, ti prego. Mi perseguita. No, cioè è assurdo, mi perseguita sto Pokémon. Mi perseguita. Mi perseguita, Stalker. 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 Cioè, è incredibile.
È incredibile. È una roba allucinante. Ha un messaggio. Non ho paura. Ma non c'è nulla. Prendiamolo. Sì, va bene. Ok, raga, è destino. Per il prossimo episodio lo troverete allenato. Perché se pure presentato con un messaggio bianco, io già ho paura, lo alleno. È uno stalker professionista. Allora, andiamo a vedere subito che tipo di mosse ha. Se ha inseguimento, rido. No, ok, perfetto. No, piccone! Dai! Ma vaffanculo! Ma io non ci voglio credere, veramente. Cioè, perché raga, io se metto in squadra un qualsiasi Pokémon di questi, schiatta. Schiatta totalmente. Perché, allora, questo è normale. E ho già un Pokémon di tipo normale. Questo pure. Questo sono mosse di tipo normali ed è debolissimo senza le sue mosse normali. Questo sono mosse di tipo normali ed è di tipo lotta, lo shotta chiunque. Questo c'ha Pigrone. Questo fa schifo. E raga, io il prossimo episodio lo continuo con 5 Pokémon e spero di trovarne un altro buono. Perché sinceramente io allenerei dei Pokémon per poi vederli morire. Quindi è totalmente inutile. Vabbè ragazzi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto rispondendo alla domanda del giorno e un'iscrizione al canale se ovviamente non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social in descrizione e premete la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui feed e sulle mie attività fuori da YouTube. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.